Al ridotto del Teatro del Giglio sono state presentate le iniziative in ricordo del maestro Marino Pratali, nel centenario della sua nascita, avvenuta il 15 maggio del 1915. Pratali è stato uno dei più grandi protagonisti della musica a Lucca sul versante dell'insegnamento. La sua carriera accademica iniziò all'Istituto Boccherini di Lucca, dove insegnò teoria e solfeggio e cultura musicale generale, per poi proseguire a Foggia e a Firenze. Il suo originale metodo di insegnamento del solfeggio lo rese celebre tra i giovani allievi musicisti provenienti non solo dal territorio lucchese. Per ricordare la sua figura, quest'anno, dopo la processione di Santa Croce, sarà eseguito proprio il mottettone che lui compose nel 1976. Ma lui ha avuto una infinita schiera di allievi che poi tra l'altro di fatto frequentavano un po' a mo' di cantiere, laboratorio, più che la lezione privata, fredda, ibrida. La sua era una casa dove si studiava musica. Tra l'altro proprio lui ha avuto questo straordinario compito di insegnare la materia più ibrida e più difficile, più ostica, per un giovane che inizia a studiare musica, cioè il solfeggio, una delle materie più antipatiche, più rudi, eccetera. E invece il suo modo accattivante, affabulante, eccetera, e la sua sapienza nel saperlo trasmettere fece sì che la sua casa fosse la casa di tutti i giovani, che per, parlo di un trentennio, non parlo quindi di pochi anni. A ottobre ci sarà poi una giornata dedicata al ricordo di questo musicista, che è stato maestro di moltissimi giovani, alcuni dei quali hanno davvero fatto strada, come Luporini, Lucchesini o Simone Soldati.